Si recupera il match dell'undicesima giornata tra Siena e Juventus, gara programmata in origine per il 7 dicembre 2013 e poi rinviata per gli impegni ravvicinati dei bianconeri di Torino. Juventus quarta in classifica con 21 punti, cogliendo il risultato pieno scalzerebbe la Sampdoria al terzo posto. I vertici bianconeri hanno varato un nuovo ciclo con tanti calciatori nuovi e stranieri, affidando la panchina ad Andrea Zanchetta, che ha raccolto perciò la pesante eredità di Marco Baroni, ora tecnico del Lanciano, avventura iniziata subito conquistando la Supercoppa Primavera. Siena al decimo posto con 12 punti, un organico giovane ed inesperto ma in crescita, come dimostrato dai risultati colti sul calare del 2003. Le formazioni, la Juventus con il completo giallo-blu, si schiererà con un probabile 3-5-2, Vannucchi in porta, la linea difensiva composta da Penna, Curti e Garcia Tena, il capitano. Poi sulla fascia destra Mattiello, su quella di sinistra Barlocco, il centrocampo è formato dagli interni Sakor, Slipka e Gerbaudo, il tandem d'attacco composto da Donis e Mazurk. Mazurk tocco largo verso Barlocco, Barlocco punta Mulas, altro pallone tagliato, prova a colpire di testa, Donis si ritrova lì e poi c'è il gol della Juventus che va in vantaggio anche con una situazione un po' rocambolesca con Donis. Quindi al sesto minuto passa la formazione ospite con il proprio centroavanti, il greco Anastasios Donis. 1-0 per la compagine di Zanchetta, il cross dalla sinistra raccolto da Donis. Attenzione a questo pallone perso banalmente con il tacco di Mazurka al liberare Donis. Donis cerca lo spazio per il tiro nella rigore, non lo trova, scarica per la conclusione di gol di Gerbaudo. Raddoppio Juventus con il tocco fuori verso Gerbaudo che ha fulminato Conti al 24esimo. 2-0 per la squadra di Zanchetta. La rasoiata di Gerbaudo, Matteo Gerbaudo, classe 95, trova la rete. Tra l'altro aveva siglato già un gol al Siena nella scorsa edizione della Coppa Italia, nell'ottavo di finale di ritorno dell'8 dicembre. La Juve che riesce a deludere l'attacco del Siena. Adesso la palla in verticale per Donis. Donis cerca di liberarsi di Bonifazi. La cavalcata di Donis che sfonda nella di rigore, alza il pallone. Secondi alla conclusione Sakor. Sakor per Mazurk, il dialogo stretto con Donis, ancora Mazurk cerca lo spazio per il tiro, viene murato da Bonifazi che gli strappa il pallone. Arriva il duplice fischio del direttore di gara Rapuano di Rimini, a posto così per i primi 45 minuti. Rosso però non è riuscita mai a sfondare ed ha impensierito di creare grattacapo il portiere Vannucchi. Riprende la gara, squadra in campo con gli stessi 11, Sivka, Gerbaudo e gli interni in avanti, Donis e Mazurk. Juventus che riprende dove ha cominciato, cioè attaccando con il gol di Donis, il 3-0 da parte degli ospiti. Repentino Anastasios Donis ha raccolto dopo 39 secondi un cross dalla sinistra ed ha depositato alle spalle di Conti. Dopo appena un minuto scarso la Juve chiude la partita in maniera, direi, a meno di miracoli, definitiva, andando sul 3-0, la doppietta del classe 96 Anastasios Donis, nato in Inghilterra da schermo, poi cerca di calciare e trova un gol straordinario. Il numero 11 Mucci riapre la partita, la coordinazione di Mucci, palo gol, il suo secondo centro in campionato. Mucci, una perla del Senese Doc. Immobile Vannucchi che è rimasto di sale su questa soluzione bizzarra, però voluta con forza da Giovanni Mucci, che affronta ancora Bonifazi. Va all'indietro da Penna, Buenacasa che prende il pallone di Mattiello, poi Rizzo in una direzione che favorisce la Juve, Gerbaudo in area, respinta di Conti, si avventa sul pallone su Mai, trova il gol, il 4-1 della Juve. Con il numero 19 Suma che improvvisa un balletto all'altezza della bandierina. L'arbitro intanto va a prendere nota mentre sono pronti i cambi. 4-1 della Juve.
esce dal campo il lituano Vykintas Slivka ed entra Russus. Anche per il Siena con Vitiel è pronto il cambio. Arbitro, eccolo qui il triplice fischio del signor Rapuano di Rimini. Finisce qui la gara con la Juventus che batte il Siena per 4-1, gol di Donis al sesto, Gervaud al 24esimo, Donis ancora al primo della ripresa. Al nono del secondo tempo Mucci aveva riacceso la speranza, poi Suma al 31esimo del secondo tempo ha sbattuto la porta in faccia al Siena. Si allunga...